Segnalato un nuovo esemplare di orso sui monti di Arsiero e Tonezza, arrivato dal Trentino 7 anni dopo Dino ha già sbranato 2 mucche e messo in allerta i residenti. Il popolo delle bollette non molla anche questa sera in piazza per chiedere un deciso intervento del governo per chi non può reggere il caro energia. Il sindaco ha deciso, dal 7 ottobre i vigili saranno in strada fino alle 3 di notte. Il turno notturno ora al vaglio dei sindacati. Mattia Gherardi non sarà uno dei deputati della 19esima legislatura. Donazzani intanto prenota un posto da presidente di regione e Bizzotto è in predicato per un ruolo nel governo. Il virus torna a correre, aumentano i contagi, di conseguenza anche i ricoveri. Il primario Manfrin raccomanda: tenete la mascherina anche se non ci sarà più l'obbligo. Pochi insegnanti di ginnastica, sono loro gli assenti in gran parte delle 70 cattedre ancora da coprire nelle scuole vicentine. Dal nuoto al salto in alto, dalla pallavolo al pattinaggio fino al ciclismo alla maratona, premiazioni per i campioni vicentini saliti sul podio. Numeri impressionanti quelli raggiunti dai laboratori di Sefamo, ormai paragonabili a quelli di un laboratorio ospedaliero. La quantità di analisi effettuate ogni giorno non esclude la qualità. Sefamo vanta di una sala raggi che permette di effettuare una prima indagine in caso di sospetto diagnostico in differenti ambiti. La mammografia è un altro degli esami che Sefamo consiglia di effettuare. Rapido e quasi del tutto indolore, permette la migliore prevenzione. Prevenire per vivere meglio. Sefamo. Visita il sito sefamo.it. Grande festa alle Latterie Vicentine. Taglio della forma gigante di oltre 1000 kg. Visita lo stabilimento, laboratori ed animazioni per grandi e piccini. Ti aspettiamo domenica 2 ottobre, sede Latterie Vicentine, a Bressanvito. Buonasera, ben ritrovati, un nuovo appuntamento con l'informazione di TVA Notizie. Una novità arriva dalla montagna, dalla zona sopra Arsiero, sopra Tonezza. È stato avvistato un orso, arriverebbe dal Trentino, avrebbe già sbranato un paio di mucche. 7 anni dopo la vicenda dell'orso che si aggirava sulle nostre montagne e che poi qualcuno dice sarebbe stato cacciato e ucciso, ecco arrivare un altro plantigrado che intanto sulle montagne tutti stanno cercando di rintracciare. Il servizio è di Martina Mazzaro. Abbiamo sentito proprio questa mattina il gestore di un altro rifugio che ci sono voci di questo orso e non ne siamo sicuri, stiamo cercando le tracce, però ci sono stati degli avvistamenti da parte dei nostri ospiti. Ad Arsiero, residenti e gestori di malghe e rifugi non fanno altro che parlare della presenza di un orso che si aggirerebbe in zona. C'è chi dice di averlo visto vicino al rifugio Rumor, chi vicino a Malga Melegnon, chi al confine con Folgaria. Al momento non ci sarebbero testimonianze fotografiche o video, ma la notizia ha già fatto il giro del paese ed è arrivata anche nei comuni limitrofi. Adesso mi stavo interessando anch'io di chiamare i miei colleghi degli altri rifugi e sentire loro se hanno qualche notizia praticamente. Sarebbe una cosa bellissima, penso che sarebbe stupendo sapere che gli orsi sono ritornati in questa zona. In passato sull'altopiano di Asiago un altro orso chiamato Genè aveva seminato il terrore e nel 2014 tra il Veneto e il Trentino aveva ucciso 40 animali tra mucche, asini e ovini. Se in molti sono entusiasti dell'idea che gli orsi stiano tornando sui monti dell'Alto Vicentino, tanto da mettersi subito sulle tracce di questi animali, c'è chi è preoccupato che possano provocare danni. Bisogna prestare attenzione e soprattutto per i gestori delle malghe. Penso che ci siano delle accortezze da avere in una situazione simile praticamente. Solo poche settimane fa, proprio nella zona dove più di qualcuno dice di aver avvistato un orso, una mucca è stata trovata morta vicino alla strada. Secondo noi è stato o un lupo o un orso, comunque è stata spaventata perché una mucca forte non può cadere da sola. Non solo orsi, sul Toraro e verso Pazzocoe più di qualcuno si è trovato faccia a faccia con branchi di lupi che stanno spaventando gli animali domestici e delle fattorie.
una cagnolina piccolina, e tante sere non esce, si rifiuta di uscire perché probabilmente sente qualcosa sui lupi, qualche ululato, qualche presenza di lupi, proprio non vuole uscire dalla porta. Torniamo in città e torniamo in diretta da Piazza dei Signori. Questa sera ritorna la protesta contro il caro bollette. Per noi c'è Anna Iselle. Anna. Il popolo delle bollette non molla, commercianti, bar, ristoranti, imprenditori, famiglie. Questa sera di nuovo qui in Piazza dei Signori per il secondo mercoledì per dire basta alle folli bollette da migliaia di euro che stanno mettendo in ginocchio le loro attività ora a rischio chiusura. E dunque si sono ritrovati qui questa sera per far sentire la loro voce, il loro grido disperato per chiedere appunto aiuto al governo, ora più che mai dopo proprio l'elezione del nuovo governo. E dunque qui stasera davvero tantissime le storie di questa drammatica situazione. Partiamo da Michele. Michele ha due macellerie nell'Alto Vicentino, una delle quali è appena aperte. Una situazione drammatica quella che mi stavi raccontando. Sì, buonasera, sono Michele. Niente, io ho una macelleria a Tiene, ho avuto la fantastica idea di aprirla a Lugo da 2 o 3 mesi, senza calcolare queste bollette improvvise, e quindi il mio business plan che ho fatto prima di aprire non è servito a niente. Quindi o abbiamo la bacchetta magica per affrontare questi problemi, o il governo mette lui la bacchetta magica, perché non posso avere la paura la mattina di accendere il banco o il girarosto o la cella, non posso. Perché nel mio caso o entrano i clienti o non entrano, ho delle spese fisse ogni giorno. Allora se chi fa impresa viene castigato, qua ragazzi è grave, quindi un po' di rispetto per chi lavora, ecco, tutto qua. Qui con noi questa sera anche Antonio. Antonio invece ha 5 negozi di frutta e verdura. Antonio, buonasera. Buonasera. Anche lei, la sua situazione è davvero drammatica. Drammatica da morire. Quest'anno siamo passati al mese di agosto a quasi 17.000 euro. E non so quanto riusciremo ancora a sopportare questi rincari, perché abbiamo già fatto il conto, altri 2 o 3 mesi al massimo, e poi bisognerà cominciare a mettere mano ai collaboratori, che sono collaboratori quasi fratelli, ma purtroppo abbiamo 16 dipendenti e per i primi del mese dell'anno nuovo, e probabilmente qualcuno dovrà stare a casa, perché così non ce la facciamo proprio, è quasi impossibile. Questo dunque è il grido disperato che si leva qui da Piazza dei Signori, una protesta che continuerà per tutte le settimane fino a che il governo non riuscirà ad aiutare queste famiglie, queste attività. Da Piazza dei Signori dunque è tutto, la linea può tornare a voi. Grazie Anna, noi proseguiamo. Dalla settimana del 3 ottobre scatta il primo turno notturno per la Polizia Locale di Vicenza. Turno notturno della Polizia Locale di Vicenza, l'ora X scatta per il secondo fine settimana di ottobre. Dopo lo slittamento deciso in estate per via del no dei sindacati, ora l'amministrazione Rucco è pronta a partire dopo l'incontro avuto con le rappresentanze dei lavoratori che nelle settimane scorse con 2 assemblee hanno discusso dell'argomento. Comincerà dal 3 ottobre, dalla settimana del 3 ottobre, e vedrà appunto il venerdì e il sabato un'estensione dall'una alle 3 di notte, un servizio necessario per i tempi che stiamo passando, che i cittadini chiedono e per i quali ho chiesto appunto uno sforzo alla polizia locale. I sindacati si sono detti pronti alla mobilitazione, spiegando che l'estensione del turno fino alle 3 del mattino porterà conseguenze alla gestione del servizio diurno. Porterà qualche disagio, e quindi di questo sicuramente ne terremo conto nei prossimi mesi per verificare l'andamento di questo turno, e spero che ci sia anche collaborazione da parte loro, da parte del sindacale, per trovare poi un punto di mediazione. Una dilatazione degli orari che rimarrà congelata solo al fine settimana. È soltanto per i giorni più, diciamo, a rischio legati ai sinistri stradali, ai fine settimana dove c'è più movimento notturno, venerdì e sabato, e questa rimarrà la decisione dell'amministrazione anche per il futuro. La cronaca, maxi operazione antidroga dei carabinieri, 23 kg di cocaina sequestrati, oltre a 1 chilo di eroina, 1,5 chili di marijuana. Sono 38 le misure cautelari, una anche nel Vicentino.
Maxi operazione antidroga dei carabinieri di Trento che hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare nei confronti di 38 persone in arresto, finisce anche un 26enne marocchino residente a Lonigo. L'indagine, avviata nel maggio 2020 dal nucleo investigativo sotto la direzione della Procura, ha permesso di individuare e smantellare due distinte organizzazioni criminali dedite allo spaccio e al traffico di droga, un vero e proprio fiume di cocaina che veniva importata dal Belgio e dall'Olanda per approvvigionare i mercati veneti, ma non solo. L'attività di indagine ha consentito così di arrestare 11 persone in fragranza di reato e sequestrare 23 kg di cocaina, 1 kg di eroina e 1 kg e mezzo di marijuana. E siamo alla politica. Mattia Gherardi non entra in Parlamento, Elena Donazzan prenota un posto da Presidente di Regione, per Mara Bizzotto l'ipotesi di un ruolo nel governo. Mattia Gherardi non sarà uno dei deputati della 19ª legislatura del Parlamento italiano. Lo ha comunicato lo stesso assessore della Giunta Vicentina questa mattina con un messaggio su WhatsApp che dice semplicemente «sono fuori». Comprensibilmente provato da 3 giorni di incertezza, Gherardi ha confermato l'interpretazione data dalla Corte d'Appello, anche se i voti racimolati da Fratelli d'Italia nel collegio Veneto 1 erano più che sufficienti a rappresentare un seggio parlamentare. Quei voti vanno considerati alla stregua dei resti che la legge impone debbano rientrare in un conteggio nazionale che alla fine ha favorito l'elezione di un candidato nelle Marche. Follie del Rosatellum che ormai è addirittura stucchevole commentare. Eppure, se si mettono insieme i nomi e i simboli di partito, come abbiamo fatto noi in questa grafica, c'è un dato che salta all'occhio. Fratelli d'Italia ha ottenuto il doppio dei voti della Lega, eppure il carroccio porta a Roma 3 vicentini, mentre i fratelli saranno soltanto 2. Nel frattempo Elena Donazzan a commentare il risultato elettorale in chiave di governo della regione. Il Veneto ha dato questo voto importante, anche Fratelli d'Italia, proprio sul tema della stabilità e della credibilità. Le regioni sono stabili, la regione del Veneto è molto stabile con un grande presidente che è il presidente Zaia, ma se non volesse continuare o fare un ennesimo mandato, io credo che oggi Fratelli d'Italia possa portare anche la propria candidatura alla guida della presidenza della regione del Veneto. Donazza non fa mistero di aver sempre sognato di fare il presidente della regione e di essere ora pronta a candidarsi a quel ruolo quando sarà il momento. Nel frattempo si fanno insistenti le voci che vorrebbero un ruolo importante a Roma anche per un'altra vicentina, la leghista Mara Bizzotto, impredicato per un posto da ministro nel prossimo governo Meloni o quantomeno da sottosegretario. Sono solo voci, ma spiegherebbero quantomeno la decisione di togliere Mara Bizzotto dal suo seggio europeo per candidarla in un collegio blindato. E alle 21.15 l'appuntamento è con Gianmarco Mancassola con i suoi ospiti per prima serata. Non c'è più il Veneto di una volta, schiaffo alla Lega, siamo all'analisi del voto, un voto che passa dal Leone di San Marco alla Lupa Romana, dal Po al Tevere, da Roma Ladrona a Roma Padrona. Appuntamento questa sera 21.15, prima serata. E torniamo a parlare del treno ad alta velocità. Ieri l'assemblea pubblica, i progettisti che dicono le modifiche possono esserci, ma devono essere minime. Sul maxi schermo del Teatro Comunale scorrono le immagini raccolte in un video dell'attraversamento della TAV su Vicenza. Nuova linea, nuova stazione, viadotti, sottopassi e abbattimenti. Un progetto capace di portare a 100 i treni in più al giorno che passano per la città con 20 minuti risparmiati sulla linea di collegamento Milano-Venezia. La sala del Comunale non è certamente piena, 400 circa i presenti, ma la relazione presentata dai tecnici di IRICAV 2 RFI non è certo ascoltata in ossequioso silenzio. Sono oltre 40 le domande rivolte agli esperti arrivate via mail da cittadini, comitati, politici, presenti anche una rappresentante dell'assemblea TAV con bandiere e striscioni e anche assessori e consiglieri di maggioranza e minoranza. Le richieste sono quelle di ricorrere a sistemi diversi per aumentare il flusso dei treni invece che raddoppiare i binari o il perché non si sia passati con il famoso tunnel sotto la città. Poi domande sull'impatto ambientale, tempi di cantieri, benefici dell'opera, trasporto pubblico. I tecnici hanno spiegato però che lo spazio di manovra in questa fase è più che minimo e la parola chiave al momento è osservazioni.
Va detto che faremo delle osservazioni aggiuntive per cercare di contenere l'impatto delle opere e del raddoppio della ferrovia, nei limiti però di ciò che è stabilito dalla legge. Quasi 2 ore e mezza di incontro tra interruzioni e fuori programma con l'ex assessore Cicero e l'ex consigliere Ferrarin, che chiedono risposte su alcuni interrogativi. Un dibattito che, nell'attesa delle risposte, non è destinato al momento a concludersi. La sanità, con il contagio da Covid che torna a far segnare numeri importanti, soprattutto a Vicenza rispetto alle altre province del Veneto, e crescono a questo punto anche i ricoveri. Ci risiamo, il Covid si ripresenta all'appuntamento con l'autunno e i casi di positività tornano a risalire, oltre 5.000 in Veneto nelle ultime 24 ore, 1.051 nella sola provincia di Vicenza. Maglia nera in regione, l'unica a superare oggi i 1.000 casi. Nell'Ussotto il balzo giornaliero in media di 538 positivi al giorno, 10 giorni fa erano poco più di 200. Risalgono ora anche i ricoveri, 38 i posti letto occupati nell'azienda sanitaria Italia Berica, 26 solo il San Bortolo, terzo in Veneto per numero di pazienti Covid. Solo ieri pomeriggio abbiamo avuto 5-6 richieste di consulenza da pronto soccorso, abbiamo avuto 4 ricoveri in azienda, il numero complessivo adesso è, ripeto, abbastanza variabile. 3 in terapia intensiva, 8 in geriatria, 8 a Valdagno. Stessa situazione in medicina. Tra le corsie è ripresa la corsa per allestire nuovi posti letto dedicati ai pazienti Covid. È un impegno organizzativo che valutiamo giorno per giorno. Ogni 2-3 giorni adesso ci incontriamo per vedere qua se c'è necessità di espandere la dotazione ai posti letto. Nonostante ciò, siamo prossimi allo stop alle mascherine sui mezzi pubblici, in ospedale, ambulatori e case di riposo. Il provvedimento scade il 30 settembre e per ora non sarebbero previste proroghe. Non una buona notizia di certo per il mondo della sanità, che invita tutti alla prudenza in questa fase delicata, auspicando l'uso della mascherina nei luoghi chiusi, anche se non è più obbligatoria. Si vedono troppe persone senza mascherine nei supermercati, nei luoghi pubblici. Direi che è tempo di ripensare a questa cosa qua, ripeto, senza nessuna imposizione, però comunque considerare che potrebbe salvare una persona la propria vita. Rieccoci in studio, parliamo di scuola, di professori che ancora mancano, ma anche di strutture che vengono inaugurate. Negli istituti e licei vicentini è forte il desiderio di tornare a vivere la scuola in serenità, senza le restrizioni anticontagio che hanno accompagnato studenti e docenti dall'inizio della pandemia. Al Boscardin, squadre di pallavolo arrivate da numerosi istituti si sono confrontate in un torneo volto a far vivere ai ragazzi un po' di normalità, un'occasione anche per inaugurare i nuovi campi realizzati in un ex parcheggio. Un nuovo spazio per i ragazzi, perché noi crediamo fermamente che in spazi più gradevoli, più piacevoli, più accoglienti si possa svolgere le proprie attività con più entusiasmo e imparare di più. Alunni e studenti dall'inizio di questo nuovo anno scolastico sono tornati in classe senza mascherine. Sedie e tavolini sono stati riavvicinati, così finalmente i ragazzi possono avere un compagno di banco. Sta andando molto bene, i ragazzi e le ragazze e tutto il personale docente ATA hanno ricominciato senza mascherine ed è stato un sollievo per tutti. Nelle scuole restano i disagi legati ad alcune cattedre vuote e alla carenza di insegnanti. Abbiamo ancora una settantina di posti da coprire per le rinunce che ci sono state. Abbiamo ancora degli spezzoni per quanto riguarda le scienze motorie alla scuola primaria. Il Covid è ancora lontano dall'essere dimenticato. In classe si sono verificati contagi e piccoli focolai. La situazione però è sotto controllo. Qual è la speranza per il futuro? La speranza è che sia trattato il Covid come una semplice influenza e quindi passi la paura del contatto. Notefex produce materassi, reti e poltrone per anziani e compri direttamente dal produttore con sconti fino al 50% sulla statale 11 Alte Montebello Vicentino. Atene ora, dove torna la rievocazione storica.
È stata presentata questa mattina in municipio Atene la 25esima edizione della rievocazione storica del mercato rinascimentale europeo che gli amici di Tiene, Comune e Confcommercio propongono per il fine settimana dell'8 e 9 ottobre prossimi. Dopo anni difficili e pandemia, si tratta di un evento popolare che i vicentini hanno voglia di rivivere e dai molti significati. Per gli amici di Tiene, il primo obiettivo è quello di far rivivere la storia e una vicenda molto particolare. Tiene aveva la democrazia ancora nel 1487. Rievochiamo la concessione del mercato franco e quindi faremo tornare simbolicamente il doge a Tiene. Già mercoledì 5 ottobre si parte con una serata di approfondimento dedicata al tema miti, storie e memorie in una stampa del Cinquecento, mentre il via ufficiale arriverà sabato pomeriggio alle 15 nel campo della Torre Civica. Forte quest'anno il coinvolgimento delle scuole. Le scuole si sono lasciate coinvolgere, le scuole di ogni ordine e grado, potremmo dire, perché a parte le scuole dell'infanzia ci sono tutte le scuole di Tiene. Eventi storici realmente accaduti e ben documentati sono alla base della rievocazione, che diventa anche occasione di socialità e commercio. Il Comune ha lavorato per la buona riuscita. È stato un lavoro impegnativo che ci ha visto coinvolti subito dall'insediamento della nuova amministrazione e che ha visto appunto la sinergia, la collaborazione, l'incontro di tante realtà importanti del territorio tienese. New Ecology, da oltre 20 anni, è specializzata nel trattamento, smaltimento, lavorazione e stoccaggio di rifiuti industriali. New Ecology, al servizio delle aziende. A Cornedo il caro energia è stato in qualche modo limitato spegnendo i lampioni, ma adesso il sindaco lancia un appello al governo. Sono stati i primi a partire, in parte sono stati copiati e certo sono stati anche molto criticati. Gli amministratori del comune di Cornedo si sono esposti quando hanno deciso di spegnere i lampioni da mezzanotte alle 5 del mattino per cercare di risparmiare sulla bolletta energetica. Ora i conti sono arrivati e un risultato si è certamente visto. E lo spegnimento notturno ci ha permesso di abbattere questo incremento di circa il 40%, mantenendo quindi quelle che erano le bollette comunali a quella che era la spesa storica. Se da 180.000 euro si prevedeva di arrivare a 250, con lo spegnimento notturno abbiamo recuperato circa 65.000 euro. Insomma, la tecnica di risparmio ha di fatto annullato i rincari, ma solo fino a luglio, perché dopo quella data le bollette sono impazzite. Il rincaro energetico è stato del 364%. Il rincaro invece del gas, cioè quella forte di energia che ci serve per scaldare non solo il municipio, ma soprattutto le scuole dei nostri ragazzi. Ricordiamo che il riscaldamento delle scuole non lo paga lo Stato, ma lo paga il Comune, l'incremento è del 684%. Ecco allora che arriva un appello al governo che sta nascendo dopo il voto di domenica scorsa, un appello a concentrare l'azione soprattutto su questo problema, per le famiglie, per le imprese, ma anche per gli enti locali. Perché questi tipi di rincari non sono sostenibili dai bilanci dei nostri comuni. Dal 30 settembre al 3 ottobre, Sagra del Rosario e Festa dell'Arna a Torri di Quartesolo. Tante le specialità gastronomiche, show cooking, mostra mattoncini Lego e musica live. Prevenzione contro il dissesto idrogeologico e le alluvioni. Dallo Stato nel Vicentino non arriva nemmeno un euro e allora è il sindaco di Longare a scrivere al ministro Lamorgese. Mi trovo costretto a esprimere le mie perplessità e il mio disappunto in ordine all'applicazione pratica delle disposizioni inerenti alle complesse attività di prevenzione del rischio idrogeologico e manutenzione del territorio. È questo l'incipit della lettera che Matteo Zennaro ha scritto e firmato nei giorni scorsi. La missiva è indirizzata al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, oltre che ai presidenti di ANCI e al prefetto. Il punto di partenza è ben illustrato in una tabella recentemente pubblicata dal Giornale di Vicenza. Dei 450 milioni messi a disposizione per la prevenzione di dissesti, solo 7,5 arrivano in Veneto, nel Vicentino 0.
Questi criteri paradossalmente continuano a premiare gli enti non virtuosi a discapito di noi enti che invece conserviamo uno standard qualitativo elevato sulla gestione delle risorse pubbliche. La situazione è grave. Solo il 6 dicembre del 2020 Longare ha subito gravi danni diretti e indiretti per una serie di allagamenti collegati al maltempo eccezionale. I cambiamenti climatici espongono il territorio a periodici eventi estremi e nel frattempo le infrastrutture invecchiano e i letti dei fiumi diventano delle giungle, tanto da far temere eventuali piogge violente nelle prossime settimane e mesi. Per i comuni piccoli come Longare, affrontare il tema del dissesto idrogeologico con interventi di prevenzione sarebbe assolutamente necessario, ma quegli stessi piccoli comuni non dispongono dei soldi necessari a meno che non arrivino dai trasferimenti statali. Di qui la richiesta di essere tenuti in considerazione al momento di suddividere i fondi per il 2023. Dobbiamo investire in tempi rapidi su quelle che sono le infrastrutture ormai datate e non adeguate che dovranno sopportare gli effetti del cambiamento climatico. Il Ministero dunque ci metta nelle condizioni di intervenire e di lavorare su un concetto fondamentale che non è quello di rincorrere i danni, ma lavorare sulla prevenzione. Autofficina Loro Maurizio, il tuo meccanico di fiducia a Costa Bissara. Autofficina Loro Maurizio, e riparti tranquillo. Non solo uno sport questa sera, ma tanti sport, tanti quanti sono stati i campioni vicentini saliti sul podio in questi anni, sono stati tutti premiati a Villa Cordellina. Medaglie olimpiche, titoli europei, coppe, allori mondiali, scudetti, cinture europee e coppe del mondo. A Villa Cordellina Lombardi sfilano i campioni della provincia chiamati alla prima del premio Vicentini sul podio, che ha chiamato a raccolta tutti gli atleti e le squadre che si sono contraddistinte nella stagione sportiva 2021-2022. Un riconoscimento a quel mondo dello sport che tra mille realtà regala emozioni e successi storici. Finalmente sono riuscita un po' ad apprezzare in maniera più profonda, ecco, più completa i risultati che ho avuto, perché quando si è nel mezzo così di una stagione, proprio a metà, vorrei dire, visto che poi c'erano anche gli europei e c'erano comunque tutta una serie di gare importanti, non sono riuscita veramente a assaporare tutto, quindi adesso fine stagione con la tranquillità, insomma, del riposo. E questa stagione tra giochi nel Mediterraneo, campionati italiani ed europei è stata veramente ricca di impegni e sono riuscito comunque ad essere, ad aver fatto tra i miei tempi migliori in tutte queste edizioni e ne vado super fiero, sono super contento di questo. Un premio che sarà riproposto anche nei prossimi anni. Un'iniziativa voluta dalla provincia per riunire in un'unica giornata tutti i grandi successi a livello nazionale, mondiale e anche europeo di giovani atleti, giovani e non giovani atleti che hanno portato in alto la provincia di Vicenza. È il momento della video anteprima del giornale di Vicenza. Ancora tanta politica in primo piano nel nostro giornale. Sul crollo della Lega, sul confronto interno al Carroccio, parla Roberto Ciambetti. Interviste poi a Giorgio Conte e Adolfo Urso per celebrare il successo di Fratelli d'Italia. Da non perdere la mappa del voto in città, analisi dei risultati quartiere per quartiere. Il giornale torna sul progetto TAV con le valutazioni dei rappresentanti delle categorie economiche. E torna sotto osservazione il Covid, 2000 nuovi casi in appena due giorni, ma per fortuna nessun ricovero in ospedale. Anche nelle pagine di provincia trova spazio la TAV dopo l'assemblea svoltasi ad Altavilla. Il sindaco prefigura un 2023 di passione. Il comune di Tiene stima rincari energetici per 400.000 euro da qui a fine anno e sceglie di spegnere l'illuminazione pubblica. A Bassano continua la crisi di Via Roma, chiude un altro negozio. OTB presenta il primo bilancio sostenibilità e guarda la borsa, ma fra tre anni. Intervista al DS biancorosso Balzaretti che raccomanda: lasciate lavorare Baldini, la trasferta di Novara, un crocevia importante. Ci fermiamo qui con questa edizione, vi lascio con gli scatti della vostra estate. Grazie per averci seguiti, arrivederci. Vendita promozionale fino a fine settembre su tutto il cashmere, seta, lana merino e cotone e i nuovi colori e modelli della collezione autunno-inverno per uomo e donna. Enzo Mantovani, Cashmere.
Grande festa alle Latterie Vicentine. Taglio della forma gigante di oltre 1000 kg. Visita lo stabilimento, laboratori ed animazioni per grandi e piccini. Ti aspettiamo domenica 2 ottobre, sede Latterie Vicentine, a Bressanvito.